Allora, buongiorno. Iniziamo il lavoro con questa bella tramontana. Abbiamo qui l'occorrente, il muffamento, qui dentro c'è semplicissima acqua. Mi sono portato uno spruzzino perché, vedete, in questi punti io abbonderò con l'antimuffa dove il pennello non arriva. Ecco, farò una bella spruzzatina velocissima ma intensa, perché ci vuole. La diluizione del Muffamed è 1 a 1 il rapporto, quindi vorrà dire che faremo un bicchiere di Muffamed. Io sto usando una vaschetta vecchia che tanto devo eliminare, ecco, e una parte d'acqua. Tutto questo ovviamente a seconda di quanto ve ne serve. Io faccio in questo modo, ma se avete una bottiglia da 1 litro, fate 1 litro di Muffamed e 1 litro d'acqua insieme e ci immergiamo il nostro bel pennello. Questa è la soluzione che servirà per iniziare a trattare. Mi preparo anche lo spruzzino Muffamed e acqua, sempre 1 a 1. Vi mostro adesso come farò qui. Allora, ho il mio Muffamed diluito e mi spruzzo bene questo infuso. Non aspettatevi di vedere scolorimenti istantanei come quando date la candeggina, perché la candeggina appunto scolorisce ma non cura, non l'ammazza la muffa, praticamente vi fa i gargarismi e voi vi intossicate. Ora iniziamo la fase. Ok, fate gocciolare un po' l'eccedenza e andiamo. Vedete? Come ho fatto io, vi metterete una bella cuffiettina. Ecco, cuffiettina e anche tutina. Questo pennello poi lo butteremo, perché io ho molta muffa nera, quindi me lo sta proprio sporcando alla grande. Cercate di essere più uniformi possibili. Ora mi tocca questo bel lavoro per tutte le scale e quindi ci vediamo domani per la fase 0.1 della crema. Ok, ciao a tutti.